Allora, iniziamo dai decreti sul Jobs Act, che cosa ne pensa? Il Jobs Act è una cazzata, è il nulla, è la nebbia, è il vuoto. Qua l'unica riforma del lavoro è ridurre drasticamente le tasse. Il problema degli imprenditori non è licenziare più facilmente, ma è poter assumere e avere i soldi per poter assumere. Con un'aliquota fiscale unica al 15% si potrebbe fare. Qua c'è Renzi che ormai ha perso la bussola, si rende conto che non sta mantenendo neanche una delle promesse fatte. L'impegno nostro nel 2015 è di mandarlo a casa, perché è un problema per tutti gli italiani. Oggi un'anziana è stata rapinata per 15 euro, questa cosa l'ha fatta un po' arrabbiare. Qua non c'è sicurezza, qua depenalizzano il furto, lo spaccio, la rapina e i risultati si hanno purtroppo contando i morti e i feriti. È un paese che Renzi vuole far girare il contrario, è nostro dovere farlo tornare alla normalità. Ci avevano detto che Mare Nostrum era finito, non sarebbe sbarcato più nessuno, qua ne sbarcano a migliaia ogni settimana, quindi c'è qualcosa che non va, però non possiamo limitarci a dire quello che non va. Stiamo preparando un'alternativa per essere governo, arrivare al governo, mandare a casa Renzi i suoi amici e le sue amichette e provare a far ripartire questo paese che è fermo. Berlusconi ha detto che per il Quirinale si può votare anche uno del Partito Democratico, lei è d'accordo? Sarà il freddo, non lo so, non sono d'accordo con molte delle dichiarazioni di Berlusconi dell'ultimo periodo, purtroppo. Riforma della sanità lombarda? La sanità lombarda è la migliore in Italia, si può migliorare ancora qualcosa, si possono ridurre alcuni sprechi, basta che non si taglino i servizi e la riforma della sanità in Lombardia passa dal federalismo, perché se Roma continua a tagliarci i soldi noi non possiamo togliere i ticket come ci eravamo impegnati a fare. Quindi Maroni fa bene a fare quello che fa, però bisogna usare di più, bisogna ribaltare lo Stato, se no non si riforma niente. Che volto deve avere il nuovo inquilino del Quirinale? Un volto non sinistro. Sarebbe bello avere un Presidente della Repubblica che non sia un vecchio comunista, cosa che purtroppo è capitata nell'ultimo periodo.